per l'abnegazione e la dedizione con cui da sindaco di Foggia ha personalmente e istituzionalmente rappresentato non solo il dolore, ma anche lo spirito di sacrificio e di solidarietà della nostra comunità nelle ore drammatiche della tragedia per il crollo dello stabile di Viale Giotto, l'11 novembre 1999. Foggia, 11 novembre 2019, il sindaco Franco Landella. Sindaco Agostinacchio, lei fu il primo cittadino di questo grande dolore che occorse, che colpì Foggia. Che cosa le resta dopo 20 anni di quella notte, di quei momenti? Stesso dolore, stessa sofferenza, stupore per un crollo improvviso, assolutamente non prevedibile. Di cui resta, ebbero a dire i periti che tentavano di capire come mai il palazzo fosse stato in piedi e non fosse crollato prima, ma comunque sono tutte ipotesi. Fatto vero è la tragedia e la perdita della vita di 67 persone colpite nel sonno, sommerse da macerie e in un momento particolare. Di questa tragedia è rimasto il mistero del crollo, come fosse crollato e chi fossero poi i responsabili. I periti dissero che c'era un difetto strutturale. L'ingegnere che aveva progettato il palazzo di Via Giotto e dal costruttore che aveva realizzato quel palazzo. Non pagarono dal punto di vista della giustizia perché sono periti anche loro. Erano venuti meno. Ci fu l'Italia intera a fianco della nostra città, il ricordo di questa vicinanza in particolare che si porta dentro. È un ricordo straordinario, ricordo del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio, di tutte le alte autorità, maggioranza e opposizione a livello nazionale. Furono tutti con noi, e furono di conforto morale e materiale, tant'è che fronteggiamo le emergenze logiche, normali, in situazioni come quelle, tentando di alleviare al massimo il dolore, tentando di alleviare al massimo le problematiche delle famiglie interessate. E Foggia, come non mai, in quei giorni fu politicamente anche molto unita. Lei non è stato un sindaco che è stato un sindaco di carattere, lo sappiamo, quindi, però in quei momenti ebbe il conforto anche di chi non la pensava come lei. In quel momento da sinistra a destra, al centro, tutti uniti per dare risposta ai cittadini.